Presidente, buongiorno a tutti. Intanto grazie della fiducia perché mi applaudite ancora prima che inizio a parlare, quindi questo è un bel incoraggiamento. Diciamo che io mi sento in una botte di legno più che in una botte di ferro, perché sono Piero Garbellotto, 41 anni, sono un bottaio, sono un ex allievo della scuola analogica e sono dirigente sportivo. Sono nato e cresciuto a Conegliano, in una Conegliano che aveva sicuramente un volto diverso rispetto alla Conegliano di oggi. Una Conegliano che era una città viva, una città sicura, una città in espansione economica, una città che l'unica preoccupazione che avevamo noi ragazzetti a 15-16 anni era quella di avere la maglietta netta per venire in centro. E quindi per non sfigurare, diciamo, in quella che era un salotto, una perla della marca trevigiana. Era la città riferimento. Era la città riferimento della sinistra Piave, non solo, ed era un momento in cui anche i trevigiani venivano volentieri a Conegliano, non solo per andare a cena, ma anche per i dopo cena e per tutta la vivacità che rappresentava Conegliano. È una città che in questi anni io ho visto sfiorire. Ho visto sfiorire sicuramente a causa anche della congiuntura economica, sicuramente a causa di tanti motivi, ma è altrettanto vero che altre città in questo periodo non sono sfiorite. A me piange il cuore di aver visto Conegliano scendere e non rappresentare più il ruolo che rappresentava prima. E ho pensato a lungo quando sono stato chiamato per scegliere o meno di raccogliere questa sfida, ci ho pensato a lungo. Forse è una sfiga. Qualcuno sì, forse. Ci ho pensato a lungo perché so che non è un impegno facile. Io ho un impegno in famiglia, ho un impegno nello sport, però è altrettanto vero che ho una famiglia dietro che mi sostiene, ho una famiglia che mi sostiene a 360 gradi. E quindi sono riuscito a riorganizzarmi in questi mesi per avere tutto il tempo libero necessario per accogliere questa sfida e portarla al termine nel migliore dei modi. La cosa che mi ha dato proprio, la cosa che mi ha fatto scattare la molla è stata quella rissa che ho visto in Piazza Cima 2 mesi fa. Cioè la Piazza Cima, che era il salotto buono della città, diventata un incontro di scontri tra bande. Ma vediamo che qui lo stesso Biscione, che se non fosse per la buona volontà degli esercenti e di chi ci vive, è in uno stato sicuramente non degno di come era partito, di quelli che erano i progetti iniziali. Io mi ricordo negli anni 90, quando era stato inaugurato, si prospettava essere, diremo, il nuovo luogo di aggregazione della città, e oggi insomma fatica a galleggiare, a sopravvivere. Non occorre che vado anch'io ad elencare tutti quelli che sono i problemi, perché il tema della sicurezza, il tema del degrado, il tema dei negozi sfitti, dei problemi del posto del lavoro, credo che siano sotto gli occhi di tutti. Sicuramente questa pandemia non ha aiutato, sicuramente non ha aiutato nessuno, ma è altrettanto vero che questa città ha bisogno di un rilancio. E rilancio come può avvenire? Sicuramente mettendola in sicurezza, perché se non c'è sicurezza non c'è economia. E quindi la prima cosa è puntare tutto sulla sicurezza, il primo passaggio è puntare sulla sicurezza, perché non accadano più gli episodi vergognosi che purtroppo oggi sono diventati virali nei social e che hanno rappresentato una Conegliano come un Bronx e non come la perla del Veneto. Un altro passaggio che credo sia fondamentale è la ripartenza economica. La ripartenza economica come può avvenire? L'indice demografico oggi è in discesa, di conseguenza si fa fatica a vendere appartamenti, si fa fatica ad affittare negozi, perché è chiaro che se la popolazione diminuisce anche i consumi diminuiscono. Noi abbiamo una grandissima partita di fronte, una partita che ho già visto in altri territori. Io frequento molto le Langhe, Alba, provincia di Cuneo, che è una città speculare a Conegliano. Speculare perché ha 34-35 mila abitanti, alla Ferrero, al Barolo, ed è inserita quindi in un contesto enologico importante ed industriale importante. È una città che io frequento da 20 anni, da quando ho iniziato a fare il bottaio, e fino a 12-13 anni fa, intanto che arrivavo in autostrada, telefonavo all'albergo, trovavo sempre posto a dormire. Poi è diventata a far parte del patrimonio dell'UNESCO.
io telefonavo, inizialmente dovevo chiamare sempre a 100 km prima perché non trovavo mai posto, e adesso siamo arrivati al punto dove devo prenotare 3 giorni prima, dove le strutture ricettive sono raddoppiate, dove la mattina mi sveglio in albergo e vedo corriere di turisti che partono a fare i tour nelle colline, magari riempendo il bagagliaio dell'autobus di souvenir, di vino, di acquisti. Credo che la partita del turismo sia l'unica che possa far quindi ripartire Conegliano. Noi abbiamo avuto la fortuna, anche grazie al governatore, di essere entrati nel patrimonio dell'UNESCO. È una chance, è un'opportunità incredibile che va cavalcata senza se e senza ma, va cavalcata con attenzione al particolare generale, perché è l'unico sistema ed è l'ultimo treno che credo che Conegliano possa prendere per ripartire. Io domani mi immagino questo biscione essere magari proprio la porta dell'UNESCO, dove da qui possono partire le auto, gli autobus e quant'altro per fare il tour delle nostre meravigliose colline. Ricordiamoci che l'autostrada e la ferrovia arrivano a Conegliano, quindi l'unico punto d'accesso per l'UNESCO può essere questo, deve essere valorizzato, deve essere concretizzato. Credo altresì che in un momento come questo sia facile promettere tutto a tutti, sia facile dire sistemeremo anche l'ultimo geranio dell'ultimo balcone dell'ultimo palazzo municipale. Credo che oggi però i problemi di una città siano importanti e bisogna partire da dei problemi concreti e grandi per poi avere le risorse, una volta che la città è rimessa in sicurezza ed è ripartita l'economia, si possono avere le risorse per sistemare tutto il resto. Un altro problema ce l'abbiamo qui alla mia sinistra, l'ex area Zanussi. Io ho 41 anni, è 30 anni che sento parlare dell'ex area Zanussi, è 30 anni che si vede questo tumore al centro di una città come la nostra, è 30 anni che ci sono ancora i capannoni da demolire ed è, credo, 10 anni che è sottoposta a fallimenti e a quant'altro. Questo è un qualcosa che è diventato insostenibile, è un qualcosa che deve essere assolutamente riqualificato e credo che sia una delle prime cose che dovremmo prendere per mano un domani che amministreremo la città. Io non voglio tirarla per le lunghe perché, vista l'ora, che vuol discorsi piccoli e bottiglie grandi, visto che siamo sulla zona del Prosecco. Però vi dico una cosa, io sogno una Conegliano che ritrovi il suo posto di prima, che torni a essere la capitale della sinistra chiave, magari un domani la capitale della zona dell'UNESCO. Sogno di rivedere Conegliano come l'ho vista quando ero ragazzo e chiedo la vostra fiducia per sognare insieme e riportare